Bentornate care amiche ascoltatrici e amici ascoltatori, Web Radio Attiva, Lelio Borghese che vi parla su Ollin. Oggi abbiamo un ospite veramente d'eccezione, Alessia Morani, sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico. Buonasera sottosegretario, grazie per l'opportunità di questa discussione. Sappiamo i numerosissimi impegni e quindi siamo molto grati di avere la possibilità di discutere con lei del DL Rilancio. Benvenuta. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Allora, entrando subito in argomento, sottosegretario Morani non ha bisogno di particolari presentazioni perché è veramente nota a tutti, ha un'esperienza politica estremamente ampia, pur essendo molto giovane, è un avvocato civilista iscritto all'Ordine degli Avvocati di Urbino dal 2006 e in politica, se non erro, dal 95, ha fatto una lunga gavetta, una lunga militanza, quindi un'esperienza ricca, che l'ha portata a conoscere, diciamo, da vicino quali sono i problemi dei cittadini, delle cittadine, delle imprese e dobbiamo dire con grande onestà intellettuale che il suo approccio politico è sempre stato improntato alla competenza e alla sobrietà che noi apprezziamo particolarmente e quindi le siamo grati intanto come cittadini per quello che ha fatto in questi mesi molto complicati. Ci piacerebbe ripercorrere con lei velocemente, come sintesi, intanto questo famoso DL Rilancio, questa summa un po' di tutti gli interventi che il governo, non senza fatica e con grande sforzo anche di reperimento di risorse economico-finanziarie molto importanti, è riuscito a confezionare cercando di venire incontro alle esigenze un po' diciamo così, di tutta la popolazione così provata dal Covid, famiglie, singoli cittadini, imprese e così via. Quindi avere intanto la sintesi e le misure chiave di questo DL Rilancio. Quali sono le parole chiave che possiamo ricordare ai nostri ascoltatori? Grazie Lelio, grazie per questa occasione perché credo sia importante avere il modo per riuscire a spiegare anche un provvedimento che per la sua grandezza, anche proprio in termini di numero di articoli, è molto complicato da capire. Quindi cercherò di fare in estrema sintesi alcuni focus su quelli che sono appunto le parti più importanti di questo decreto. Però non vorrei parlare solamente del decreto rilancio, ma vorrei partire dal decreto Cura Italia, perché i due decreti si tengono insieme. Sono due decreti che in un mese e mezzo stanziano una cosa come 80 miliardi di euro, sostanzialmente tre manovre finanziarie messe insieme, e che vanno ad avere come finalità quello di riuscire in una fase di emergenza economica dovuta all'emergenza sanitaria scaturita con il maledetto coronavirus, di riuscire ad aiutare tutte le imprese, i lavoratori e le famiglie che si trovano in grave difficoltà a causa del blocco di tutte le attività. Ricordiamo che il blocco delle attività è partito il 10 di marzo. Quindi diciamo siamo a oltre 2 mesi e mezzo, insomma, da quel lockdown. E vorrei, insomma, dire che cosa è stato fatto sostanzialmente, perché credo che gli interventi che sono stati predisposti sono interventi piuttosto importanti, sia per la parte che riguarda il lavoro che per quella che riguarda propriamente le imprese. Dal lato del lavoro, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato, come ha detto il ministro Gualtieri, di non lasciare indietro nessuno e quindi ci siamo inventati ex novo degli ammortizzatori sociali che prima in Italia non esistevano. Penso ad esempio alla cassa integrazione per le imprese che hanno anche un solo dipendente. Penso alle indennità, le cosiddette indennità da 600 euro per lavoratori autonomi e liberi professionisti, per la prima volta
diciamo, abbiamo dato una mano anche a questa categoria di lavoratori che, come è noto, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno, diciamo, cuscinetti nel caso di cadute, la dico così, ed abbiamo inserito tutta una serie di provvedimenti per le famiglie che vanno dai congedi parentali allungati fino ai voucher per le babysitter, perché sapete benissimo, soprattutto lo sa chi ha figli, in questo momento le scuole sono chiuse, per cui abbiamo dovuto dare una mano alle famiglie anche in questa fase qui. Per cui, diciamo, il decreto rilancio rifinanzia gli ammortizzatori sociali previsti dal Cura Italia, allarga le maglie di questi ammortizzatori, perché purtroppo nel primo decreto sono stati lasciati fuori alcune categorie, penso ad esempio alle colf e alle badanti, istituisce il cosiddetto REM, cioè il reddito di emergenza per tutti coloro che non rientrano né in un ammortizzatore sociale né hanno la possibilità di avere il reddito di cittadinanza, quindi si trovano completamente scoperti, per cui abbiamo istituito il REM che è già operativo e si possono fare le richieste. Abbiamo prorogato 2 mesi per la NASPI che era in scadenza e abbiamo sospeso i licenziamenti ancora per qualche mese. La parte più importante però di questo decreto rilancio, che era stata chiesta a gran voce a tutto il mondo imprenditoriale, riguarda appunto quelle che sono misure importantissime per le nostre imprese, perché il decreto rilancio ha una, diciamo, componente molto importante delle misure per le imprese, che proverò ad elencare, che sono sostanzialmente misure di ristoro da una parte e misure di rilancio dall'altra. Anzitutto sono stati stanziati 12 miliardi per i debiti delle pubbliche amministrazioni. Come sapete, ci sono molte imprese italiane che, lavorando con le pubbliche amministrazioni, hanno necessità di essere pagate, e sapete anche purtroppo che spesso la pubblica amministrazione paga con ritardo. E abbiamo creduto che inserire nel circuito imprenditoriale ed economico italiano 12 miliardi di liquidità attraverso pagamenti delle pubbliche amministrazioni possa essere un aiuto concreto per tutte le aziende che in questo momento soffrono proprio per la mancanza di liquidità. L'altra parte molto importante riguarda i cosiddetti contributi a fondo perduto, perché con il decreto liquidità siamo intervenuti prima del decreto rilancio per consentire attraverso garanzie pubbliche l'accesso al credito. Ciò nonostante, servono comunque interventi che vadano a ristorare senza dover essere restituiti molte imprese italiane. Abbiamo scelto le imprese fino a 5 milioni di euro. I contributi a fondo perduto cubano 6 miliardi e 200 milioni nel decreto rilancio e andranno dal minimo di 2.000 euro ad un massimo di 41.500 euro. Un altro intervento particolarmente importante riguarda gli sconti fiscali, perché in questo decreto ci sono numerose riduzioni di tasse. Parto da quella più importante: 4 miliardi di taglio del saldo dell'IRAP del 2019 e dell'acconto del 2020, che è una misura molto importante per le imprese, perché 4 miliardi di taglio di tasse è qualcosa di assolutamente importante. L'altro contributo fondamentale, il credito d'imposta al 60% per 3 mensilità per gli affitti commerciali, anche in questo caso riguardano attività fino a un fatturato di 5 milioni di euro. Un altro intervento particolarmente importante è il taglio degli oneri sulle bollette. Sappiamo tutti che in questi mesi di lockdown i consumi sono calati drasticamente. Cioè, nonostante gli oneri, se non intervenivamo attraverso appunto la riduzione, avrebbero continuato a pesare in maniera determinante sul quantum delle bollette. Allora abbiamo stanziato 600 milioni proprio per tagliare gli oneri sulle bollette. Ci siamo anche occupati di 2 tasse che riguardano solo la tassa sul suolo pubblico e l'IMU, da un lato per dare una mano ai nostri ristoratori che con le nuove normative hanno necessità di allargare le loro postazioni, ad esempio, quindi sollevandoli dal pagamento della tassa sul suolo pubblico,
con interventi a burocrazia zero, cioè se ad esempio se vogliono mettere delle pedane non pagheranno la tassa sul suolo pubblico e non dovranno chiedere neanche autorizzazioni paesaggistiche piuttosto che i beni culturali. E poi siamo intervenuti anche sul taglio dell'IMU per gli alberghi, ma anche per gli stabilimenti balneari, perché sappiamo essere un comparto particolarmente sofferente in questo momento. La sospensione delle tasse è stata prorogata fino a settembre di quest'anno e siamo riusciti a cancellare anche le clausole cosiddette di salvaguardia con questo intervento, così non ci troveremo più avanti a fare la stessa, diciamo, discussione che facciamo ogni anno, cioè sul fatto che è necessario cancellare gli aumenti dell'IVA e delle accise. Abbiamo inserito nel decreto rilancio un intervento secondo me particolarmente importante che già nasceva nel cura Italia, cioè il 50% di credito d'imposta per le spese di mascherine DPI per gli imprenditori. Abbiamo inserito in questo decreto il 60% di credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti delle imprese e per il riadattamento degli ambienti per le nuove prescrizioni che ci sono. Per cui, diciamo, tutta una serie di interventi tra tagli delle tasse e crediti d'imposta che sono particolarmente importanti. La cosa però, diciamo, più importante dal punto di vista del rilancio riguarda le due misure ecobonus e sisma bonus al 110% di credito d'imposta, che sono due misure che attraverso il rilancio dell'edilizia e tutto ciò che è collegato all'edilizia, perché l'indotto dell'edilizia è una cosa enorme perché riguarda sostanzialmente tutto il made in Italy italiano, pensiamo che già da quest'anno in pochi mesi possa mobilitare una cosa come 7 miliardi di investimenti. Naturalmente questi sono provvedimenti che possono essere migliorati con la conversione in legge. Su ecobonus e sisma bonus, ad esempio, stiamo ricevendo proposte migliorative che siamo assolutamente disponibili a prendere in considerazione, per cui credo che si sia fatto quantomeno un grande sforzo fino adesso proprio per dare una mano alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie italiane, e intendiamo insomma proseguire su questa via. Bene, direi che già questa sintesi è talmente ricca e ampia che potremmo ovviamente discutere molto a lungo sulle singole misure. Come dire, si vede l'impegno del governo a dare risposte quanto più larghe e inclusive possibili. Mi vengono sostanzialmente due domande immediatamente da fare al sottosegretario, perché ahimè sono state, diciamo, un po' quelle che hanno tenuto banco anche nei mesi scorsi, in particolare la prima, sull'effettivo ottenimento delle risorse da parte di famiglie e imprese. Mi spiego meglio, i meritori interventi che il governo ha fatto, vuoi sulla cassa integrazione, vuoi su una serie di incentivi anche a fondo perduto, soprattutto nel DL rilancio, hanno poi un aspetto finanziario, cioè quando effettivamente queste risorse saranno nella disponibilità dei cittadini e delle imprese, perché questa è una variabile chiaramente molto rilevante, e su questo c'è stato, diciamo così, qualche mal di pancia. Mi riferisco in particolare alla cassa integrazione. Sappiamo che ancora molte persone sono in attesa, probabilmente perché c'è stato anche qualche passaggio burocratico di troppo. Quindi le due domande sono: da un lato la disponibilità delle risorse finanziarie, se possiamo dare ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, diciamo, qualche parola di certezza e di speranza su questo, e dall'altro il tema famoso, ormai famigerato, della sburocratizzazione, su cui abbiamo già sentito però degli importanti step ahead, se ci sono ulteriori, come dire così, passaggi concreti che ci facciano ben sperare sul fatto che anche in futuro, passata l'emergenza Covid, non si ritorni un po' a quei bizantinismi, a quel modo di procedere un po' barocco, tipicamente italiano, per cui per fare delle cose, immaginiamo le grandi opere, i grandi cantieri che sono fondamentali per la nostra economia. Sentivo l'altro giorno proprio il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, nonché governatore, presidente della Regione Lazio, che raccontava in televisione di una
diciamo importante cantiere, credo nel Reatino se non erro, per cui ci sono voluti 2 anni per realizzare la strada, ma 8 anni precedenti, 8 anni per compiere tutto l'iter burocratico e amministrativo. Su questo il vostro governo come si sta muovendo e che cosa possiamo dire a cittadini e imprese su questi due temi, finanza e sburocratizzazione? Allora, per quello che riguarda i finanziamenti, tutti diciamo gli interventi che riguardano lavoro e imprese sono stati completamente rifinanziati, per cui non ci sono problemi di cassa in questo momento. Abbiamo avuto problemi soprattutto sulle casse integrazioni in deroga, poiché le indennità sono già state erogate in automatico e credo che oggi siano state completamente erogate, perché partivamo da venerdì che erano 1.400.000 e sono stati dati in automatico, diciamo dopo i primi passaggi complessi, ricorderete tutta la polemica del sito dell'INPS che era andato in down il primo giorno, comunque oramai quello è un meccanismo che è rodato e sono stati già erogati le seconde tranche in automatico. Le casse integrazioni ordinarie sono state anticipate una parte dalle imprese, una parte erogate dall'INPS, una parte attraverso meccanismi bancari, però quelle diciamo stanno andando a regime. Il NEO diciamo è la cassa integrazione in deroga che attraverso il decreto di rilancio abbiamo semplificato a proposito di sburocratizzazione. Perché come funziona la cassa in deroga? La cassa in deroga funziona che le pratiche debbono essere istruite dalle regioni, le regioni le trasferiscono all'INPS nazionale, l'INPS nazionale le trasferisce all'INPS regionale che poi eroga le casse integrazioni. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cancellato i passaggi, abbiamo fatto un unico passaggio all'INPS nazionale che eroga direttamente il 40% dell'importo dovuto, così che negli ulteriori 20-30 giorni arriva tutto quello che deve arrivare. Ovviamente l'occasione della sburocratizzazione è molto ghiotta, perché in questo momento così drammatico noi però abbiamo davvero una grande opportunità, e cioè quello di digitalizzare finalmente il paese, di uscire dal nostro analfabetismo digitale, perché di questo si tratta, perché noi siamo entrati dentro questa emergenza con pochissima propensione alla tecnologia e a tutto ciò che è digitale anche in termini di smart working, quindi credo che questo sia per noi una grande opportunità. E ci dà l'opportunità soprattutto attraverso il prossimo intervento, che sarà l'intervento forse chiave a questo punto, dopo quelli economici, il prossimo intervento a cui stiamo diciamo completando, stiamo mandando insomma tutte le proposte a Palazzo Chigi perché si componga un decreto sulle semplificazioni. Quello sarà davvero un intervento chiave, perché noi siamo entrati dentro questa emergenza con un paese a crescita zero, con uno dei debiti pubblici più grandi del mondo, ma anche con una macchina burocratica che era un elefante. Non possiamo pensare che dentro l'emergenza diventava tutto ad un tratto con un colpo di bacchetta magica un puledro, questa macchina burocratica. Io non dico che si possa trasformare in un puledro, però quantomeno che si possa trasformare in un qualche cosa che marci ad una velocità accettabile per le nostre imprese, perché il gap di competitività che abbiamo deriva da tutti questi passaggi burocratici che rallentano in maniera insopportabile, lo dico, perché prima hai giustamente descritto il mio iter per arrivare in Parlamento e poi essere membro di governo. Io vengo non solo dalla politica, ma vengo anche dalla professione, e quindi so che cosa significa tutti i giorni dover lottare con una burocrazia che francamente è soffocante. Per cui credo che abbiamo una grande opportunità e dobbiamo sfruttarla sicuramente fino in fondo. Bene, questo ovviamente ci conforta molto, perché come imprenditore e come presidente di un'associazione di categoria spesso quello che lamentiamo del nostro paese proprio questa fatica che si fa diciamo a fare impresa per tutta una serie di lacci e lacciuoli che inconsapevolmente ovviamente senza dolo da parte dei vari livelli burocratici delle varie stratificazioni istituzionali ci piombano addosso e appesantiscono diciamo il nostro cammino di imprese. Forse il Covid è un po' l'occasione per ripensare una serie di meccanismi. Ovviamente questo mi porta anche a ragionare sulla parte, diciamo così, ancora un po' più fragile del tessuto imprenditoriale italiano,
e mi riferisco quindi al mondo dei giovani talenti, delle start-up, che per loro natura sono, come dire, soggetti ricchi di iniziativa, ricchi di capacità, ricchi di competenza, ma all'inizio del loro cammino, all'inizio del loro percorso, all'inizio del loro confronto con il mercato. Su questo il DL Rilancio fa, come dire, una serie di azioni. Ci sono delle risorse anche importanti, c'è la ripresa di Smart Start, ci sono una serie di risorse che vanno a incentivare l'investimento nel capitale di rischio delle giovani imprese. Mi piacerebbe avere, come dire, un po' una valutazione da un esponente così importante del governo e della maggioranza di questa parte del DL Rilancio. Effettivamente è tutto ciò che si poteva fare? C'è qualcos'altro che potremmo fare per aiutare questa parte della nostra economia, che forse è anche un po' il nostro futuro, è anche quello su cui puntare, far puntare le giovani generazioni, o è, ahimè, date le condizioni in cui siamo, dati anche i vincoli della finanza pubblica e del bilancio, tutto ciò che si può fare in questo momento? Allora, io credo che nel decreto rilancio ci sia un intervento davvero importante per le nostre start-up innovative, che come sapete sono, compongono un tessuto di circa 11.000 imprese. Ci sono incentivi importanti, interventi finanziari per il rilancio che garantiscono la liquidità, la ricapitalizzazione e l'attività di ricerca per queste imprese. Io penso che i 200 milioni stanziati per il fondo Venture Capital sia particolarmente importante, come è particolarmente importante il fondo da 80 milioni per i finanziamenti agevolati. Lo hai ricordato anche tu, Smart and Start è stato ripreso e non vale più solo per l'avvio dell'attività, ma anche per il dopo avvio, per cui insomma credo che anche da questo punto di vista sia importante, e sono stati molto potenziati gli incentivi fiscali per chi investe nel mondo delle start-up, per cui credo che aver collocato dentro il decreto rilancio una parte così importante di interventi sulle start-up dà anche, diciamo, la misura di quanto noi crediamo in tutto questo mondo e soprattutto in tutte quelle che sono le intelligenze dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, perché le start-up sono sostanzialmente imprese giovani, per cui insomma è un segnale forte che volevamo dare, ci siamo impegnati su questo, penso che certo si può fare tutto meglio, non ne dubito, però penso che questa volta siamo intervenuti anche con risorse davvero, davvero importanti che danno un segnale di futuro, perché le nostre start-up sono il futuro dei nostri giovani, che sono giovani imprenditori che spero che diventino insomma la nuova classe dirigente del nostro paese. Per cui insomma io sono particolarmente soddisfatta di questo pezzo di decreto. Devo dire che anche noi, dal nostro limitato ma comunque significativo, diciamo, osservatorio, abbiamo apprezzato l'intervento del governo, anche perché cerca di dare sistematicità, diciamo così, al supporto alle start-up, e mi permetto di citare anche la nostra esperienza come AssoContact. Noi proprio a giorni lanceremo la prima Call for Ideas del nostro settore, quindi cercheremo startup e giovani talenti da inserire nel nostro settore produttivo, quindi quello del business process outsourcing, del customer management. Daremo a queste giovani startup gratuitamente un percorso di mentorship di 6 mesi, per cui i giovani che hanno delle idee, delle competenze, nell'arco di 6 mesi potranno, con il nostro aiuto, trasformarle in vere e proprie idee di business e in imprese. Quindi metteremo a disposizione risorse economiche, risorse manageriali, ingresso sul mercato, e dall'altra parte, come dire, il beneficio che ci aspettiamo, ovviamente, iniettare tecnologia e innovazione in un settore
che invece spesso è rimasto al palo, come quello dei call e contact center. Dall'altra parte è anche il nostro modo, diciamo così, di dare un contributo alla ripartenza del paese. In questa fase in cui bisogna rimboccarsi tutte quante le maniche, crediamo che anche le associazioni datoriali debbano fare la loro parte. Quindi mi farà piacere poi venire ufficialmente a presentare al sottosegretario Morani questa iniziativa, che spero incontri il suo favore, il suo placet, e magari anche lì, come si dice in gergo, fare sistema, vedere se ci sono altre associazioni datoriali come la nostra, che vogliono mettere a fattor comune risorse nostre, chiaramente, quindi parlo di risorse private in questo caso, non del bilancio pubblico, che però possono dare una piccola mano ulteriore rispetto alle risorse molto significative che il bilancio pubblico sta stanziando. Dal punto di vista, diciamo così, sempre delle misure di sostegno alla ripresa economica, ci sono nel DL rilancio settori, industri che sono particolarmente, diciamo così, supportate, attenzionate, che ricevono dal governo, anche per motivi, diciamo, giusti, di maggior sofferenza accumulata nel periodo del Covid, ricevono un quid pluris di supporto, o parliamo ancora di misure, diciamo, giustamente universali e generali? C'è qualche settore in particolare? Allora, il settore, diciamo, su cui noi dovremmo sicuramente concentrarci di più è quello del turismo. Il turismo è certamente il settore che purtroppo, a causa del fatto che questo virus viaggia sulle persone, è certamente quello più penalizzato e che noi dovremo sostenere di più e più a lungo rispetto agli altri settori, che ripartiranno gradualmente, però ripartiranno, diciamo, con una certa velocità e anche con, diciamo, un certo slancio. Il turismo invece, finché non riusciremo a toccare con mano qual è, insomma, il sentiment delle persone, se avranno voglia di spostarsi, di fare vacanze, di venire in Italia dall'estero, o gli italiani di fare vacanze in Italia, non sappiamo che cosa ancora per quel settore in termini di risorse dobbiamo stanziare. In questo decreto ci sono circa 4 miliardi, di cui 2 miliardi e 4 sono il cosiddetto voucher vacanze per le famiglie italiane, che arriva fino a 500 euro per una famiglia, che non è poco per viaggiare in Italia, quindi per incentivare appunto le persone a comunque prendersi dei momenti di svago con la propria famiglia, con i propri mogli, mariti, compagni, eccetera. E stiamo anche predisponendo la riapertura il 3 di maggio dei nostri voli per tutto il mondo, quindi si può tornare tranquillamente a fare vacanza in Italia, e stiamo tenendo una trattativa piuttosto complessa con l'Europa per evitare che i paesi facciano accordi bilaterali che possano in qualche maniera penalizzare l'Italia, perché comunque l'Italia rimane in Europa la meta più attrattiva per i turisti, e qualcuno potrebbe approfittare con degli accordi bilaterali per tagliarci fuori da questo mercato. Vogliamo assolutamente evitarlo, e per questo il ministro Franceschini si sta battendo perché non ci siano accordi bilaterali, ma ci siano accordi complessivi all'interno dell'Unione Europea, e diciamo non ci siano preferenze di viaggio per nessuno in Europa. Per cui, insomma, siamo consapevoli che il turismo è certamente il settore più penalizzato, e quindi dovrà avere, e questo è già un impegno che abbiamo preso sulla base anche delle risorse europee che arriveranno, diciamo, dei fondi maggiori rispetto ad altri settori. Mi sembra corretto e giusto, visto la grande sofferenza economica che tutto il mondo dell'hospitality, dell'enogastronomia, della ricettività, esatto, ha subito questi mesi, e rischia di subire il mondo dei trasporti, trasporto aereo e non solo. Quindi avere un occhio di riguardo per uno dei settori più trainanti della nostra economia è senz'altro corretto. Prima abbiamo citato nella nostra discussione il grande tema della digitalizzazione, il grande tema
della necessità del recupero del gap infrastrutturale in termini di competenze e di innovazione tecnologica che spesso attanaglia il nostro paese. C'è il tema quindi, per esempio, della rete unica di telecomunicazioni di cui tanto si discute. Questo grande tema dello smart working che è esploso, che è emerso da marzo in poi, prima di marzo avevamo, credo, circa 500.000 smart workers in Italia. Dalla fine di marzo siamo diventati 8 milioni. Questi sono i numeri che almeno ho letto in giro. Io stesso, come imprenditore, ho fatto questa esperienza, questa rivoluzione, perché nella mia azienda siamo passati da 0 a 4.200 smart workers nel giro di circa un mese. Come possiamo fare in modo che questa rivoluzione non finisca, che non si torni a com'era prima, come se tutto quello che abbiamo vissuto poi a un certo punto non ci fosse stato. Come possiamo mettere a frutto questa esperienza drammatica ma fondamentale? Perché probabilmente lo smart working ci dà anche delle chiavi di lettura per il futuro, ci dà delle chiavi di lettura, secondo me, lo dico da meridionale, anche per la ripresa del nostro mezzogiorno. No, produrre, diciamo, conoscenza e lavoro stando magari in Calabria, in Puglia, in Sicilia o in Campania senza la necessità quindi di lasciare quelle terre meravigliose, eppure produrre per il resto d'Italia o per il resto del mondo. Qual è il punto di vista del sottosegretario su questo tema? Che chiaramente è un tema culturale, organizzativo, tecnologico, insomma economico, però forse uno dei temi che ci porteremo appresso per i prossimi 5-10 anni, questo dello smart working. Ma io non credo che torneremo indietro, perché comunque anche da questo punto di vista questa, diciamo, emergenza ci può indurre a fare delle scelte che prima magari non consideravamo e non ci credevamo fino in fondo, perché lo smart working l'avevamo diciamo, regolamentato, ma senza però essere davvero convinti che potesse essere una valida alternativa al lavoro d'ufficio piuttosto che presso altre sedi. Io trovo che sia una grande opportunità invece lo smart working. Occorre però regolamentarlo. È una grande opportunità per il sud, ma lo è anche per i piccoli centri urbani, per i borghi più periferici, perché io vengo da un piccolo paese di provincia dell'entroterra marchigiano e anche per quei posti può diventare davvero una valida alternativa senza doversi spostare necessariamente sulla costa o nelle grandi città, quindi rimanere nei luoghi di nascita. È anche un modo per ripopolarli, tra l'altro. Credo però che debba essere regolamentato. Si debba riconoscere dei diritti allo smart worker, debbono essere riconosciuti soprattutto quelli che sono, deve essere riconosciuto soprattutto il diritto alla disconnessione, perché c'è il rischio che si lavori 3 volte tanto, per cui credo che a un certo punto occorrerà anche stabilire quando si stacca e si dice io non sono più online, e però va fatto anche un ragionamento sul lavoro femminile, perché lo smart working non vorrei che diventasse la scusa per rinchiudere di nuovo le donne in casa. Abbiamo tanto lottato per uscire dalle mura domestiche. E questo può diventare una grande opportunità, ma può diventare anche, diciamo, una penalizzazione ulteriore per un mercato del lavoro femminile che già è fortemente in difficoltà. Per cui dobbiamo capire bene come regolamentarlo, farlo con le migliori intelligenze, dobbiamo farlo soprattutto perché siamo a 50 anni dallo Statuto dei lavoratori. Quello studio dei lavoratori che è stata una grande conquista di diritti e di libertà per tutti i lavoratori. E credo che oggi il mercato del lavoro, il mondo del lavoro sia profondamente cambiato e anche lo statuto dei lavoratori, alla luce anche di quello che è successo in questo periodo pandemico, può essere aggiornato con nuove metodologie di lavoro e riconoscimenti anche di nuovi diritti e di nuovi doveri. Allora, avviandoci alla conclusione, perché sappiamo dei numerosissimi impegni del sottosegretario, su queste ultime, diciamo, riflessioni e parole, smart working,
mondo, diciamo, del lavoro femminile con tutte le sue complessità, chiaramente se le metto insieme non posso che pensare al mio settore di riferimento, cioè a quello dei call e contact center del BPO, che è pienissimo di donne, peraltro capaci, meravigliose e che danno un contributo essenziale alle nostre imprese, quasi oltre il 60% del nostro personale, fatto di donne che con grande diciamo impegno, spesso difficoltà, conciliano vita lavorativa e vita personale. Da marzo, da fine marzo, più del 60% delle nostre persone, in alcuni casi, come nel mio, 100% smart working, quindi i temi citati dal sottosegretario nel nostro caso ci sono tutti. Noi avevamo in mente una legge di riordino del nostro settore che ho riguardato proprio in questi giorni, perché ne avevamo discusso in epoca pre-Covid, e vedo una grande mancanza. Nessuno di noi aveva pensato di introdurre il grande tema dello smart working come uno degli assi portanti di quella legge di riordino. Quindi, accogliendo questa riflessione del sottosegretario, forse potremmo anche darci un appuntamento virtuale per riprendere quel lavoro e magari introdurre quella normativa, quella regolamentazione a cui faceva riferimento, e quindi quella cornice regolamentare che consenta allo smart working di entrare come dire, a pieno titolo nella nostra quotidianità e non solo come fatto emergenziale. Ovviamente se c'è la disponibilità, diciamo, del sottosegretario a riguardare quel tema insieme, io coglierei la palla al balzo per fare un lavoro, diciamo così, di sintesi e di step ahead, perché ritengo, ho già avuto occasione di dirlo in altri contesti, che è fondamentale lavorare sull'emergenza, ma è altrettanto importante lavorare per il futuro e quindi lavorare al consolidamento di alcuni settori industriali. Che cosa ne pensa, sottosegretario? No, è una grande occasione, perché effettivamente quando abbiamo iniziato a parlare di quel progetto di legge avevamo completamente dimenticato la grande opportunità dello smart working. Oggi possiamo riprenderlo anche alla luce di tutto quello che è successo. Io credo che comunque oramai sia, diciamo, inesorabile il fatto che si debba normare lo smart working, perché è diventato un modo di lavorare oggettivamente utile, produttivo, efficace, efficiente, e anche un modo per riprendersi un po' di spazi, per cui penso che possiamo fare un bel lavoro, soprattutto nel vostro settore che occupa tante donne, tanti giovani, per cui molto volentieri, vediamoci presto. Bene, allora io veramente ringrazio di cuore il sottosegretario Alessia Morani, perché sappiamo tutti gli impegni a cui è chiamata. Da cittadino innanzitutto ringrazio ancora una volta per quello che voi tutti state facendo. Ci rendiamo conto che ovviamente sollevare delle critiche, delle obiezioni è possibile, ma anche facile, e che quando si governa bisogna fare delle scelte e quindi non sempre si riesce ad accontentare tutti nella stessa unità di tempo, quindi noi comprendiamo molto bene, diciamo, le difficoltà che voi affrontate nel vostro lavoro di governo. Da parte nostra, come imprese, come associazioni datoriali, c'è sempre la disponibilità al confronto, al dialogo, a dare un contributo, diciamo, se serve, di pensiero, di riflessione e di azione concreta. Ovviamente mi farà molto piacere, quando l'agenda del sottosegretario lo consentirà, poterla riavere ai nostri microfoni, perché sono sicuro che i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radioattiva non possano che apprezzare e imparare dalla viva voce del sottosegretario, soprattutto in una formula che consente di dialogare con calma e non sempre con i tempi sincopati e stretti, diciamo, della televisione, cui spesso la politica a volte si autoconfina
Quindi non sempre i cittadini poi, come dire, comprendono tutto quello che la politica ha da dire. Per quanto riguarda la nostra Call for Ideas, questa di AssoContact, appena diciamo vareremo questa iniziativa così nuova, così bella per un'associazione datoriale, mi farà piacere, diciamo, condividerla puntualmente con il sottosegretario Alessia Morani, che è stata sempre attenta al settore del business process outsourcing. Io non posso che ringraziarla. Quindi ancora grazie della Grazie a voi. disponibilità e in bocca al lupo per voi, per il governo e per noi cittadini. Grazie per quello che state facendo in questi giorni. Crepi in A mano di presto. lupo. A presto. Grazie.